Buonasera, benvenuti alla terza data di situazione critica 2020. E facciamo il bis. Abbiamo stasera un ospite che abbiamo avuto anche nell'edizione 2019 di situazione critica in presenza, e questa volta invece a distanza, ma è lo stesso. Cioè Pedro non cambia molto, in presenza e in distanza, come vedete fisicamente. Viene bene anche in video, quindi va bene così, se non per la convivialità successiva, ecco, quello ci mancherà probabilmente. E siamo qui perché Pedro, in quanto direttore artistico della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, ogni anno se ne esce con un libro interessante. Quindi, così come l'anno scorso mi interessava parlare del nuovo cinema di genere italiano, quest'anno dal nuovo cinema di Pesaro è venuto fuori questo volume, Giuliano Montaldo, una storia italiana, edito da Marsilio, che si concentra su uno dei registi, credo, più importanti della storia del cinema italiano, che è Giuliano Montaldo, tutt'altro tuttora vivente. E soprattutto vive e lotta per noi, perché quando questa frase riferita a Giuliano Montaldo non è solamente una frase fatta, perché Giuliano Montaldo lotta proprio per noi. E ringrazio Pedro Almosida per essere tornato in questo consesso. Ricordo Pedro Almosida, direttore della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, critico cinematografico di film TV, del giornale e di altre riviste. Di recente anche c'è un pezzo tuo su 8,5, la rivista edita dal Centro Sperimentale Cinecittà da Luce. Luce. E quindi lascio la parola a lui, e di tanto in tanto interverrò e invito anche voi a intervenire qualora aveste qualcosa da chiedere più in là. Vi faremo anche vedere alcune cose, alcune dichiarazioni di Giuliano Montaldo e alcune cose rare girate da Giuliano Montaldo. Grazie. Grazie Giacomo, no scusami, Grossario, no, perché vedevo la faccia di... Anche Giacomo. No, anche Giacomo, ma ho visto la sua faccia all'improvviso. E no, no, grazie di questo invito. Appunto, l'anno scorso, praticamente poco meno di un anno fa, eravamo insieme, però diciamo, grazie a quell'episodio ho avuto modo di conoscere la vostra realtà, a cui mi sono molto affezionato e anche quest'estate abbiamo potuto, noi non ci siamo visti, ma alcuni vostri studenti sono venuti ospiti al festival e questo diciamo, mi ha fatto molto piacere. La Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, appunto, quest'anno ha dedicato quello che noi chiamavamo l'evento speciale dedicato al cinema italiano a una monografia, a un regista che è appunto Giuliano Montaldo. Tu hai detto che è uno dei nostri più grandi registi e evidentemente è così. Però diciamo non tutti naturalmente la pensano allo stesso modo e anche da un punto di vista critico naturalmente ci sono anche dei distinguo che è giusto fare e nel volume che abbiamo curato io insieme a Caterina Taricano, che poi è lei una delle principali, diciamo, biografe di Giuliano Montaldo, e facendo questo volume ci sono anche dei saggi che affrontano Montaldo in maniera un pochino più critica. Questo perché lo dico adesso subito. Perché Giuliano Montaldo è praticamente uno, come dicevi tu, dei grandi registi del cinema italiano che ancora non aveva avuto questo tipo di attenzione da parte del nostro festival. Ricordo che negli anni, adesso qui ce l'ho quasi tutti scritti, quanti registi, in parte anche attori, poi registi, sono stati al festival, hanno avuto una monografia dedicata a loro con una retrospettiva, un convegno, una tavola rotonda alla loro presenza. E qui faccio qualche nome: da Vittorio De Sica, Gassman, Monicelli, Scola,
Dario Argento, Bellocchio, Italiani, Nanni Moretti, Bertolucci, Ferreri, Comencini, Lattuada, Ermanno Olmi e Carlo Lizzani. E quando penso a, naturalmente a Carlo Lizzani, a cui abbiamo dedicato una retrospettiva, pensando anche a questo, quest'anno in cui a me piace ogni tanto un pochino diciamo mettermi insieme a degli anniversari che ci sono, che esistono e che è giusto anche festeggiare, col fatto che Montaldo compiva a 90 anni in questo 2020, per altri versi un po' più sfortunato, e mi è sembrato, come dire, assolutamente lineare e anche giusto dedicargli un'attenzione particolare, come un volume comunque di una certa anche consistenza, poi la qualità non lo so, però comunque un'attenzione ponderata, fosse giusto dedicarla anche a Giuliano Montaldo. E naturalmente quando si fanno questo tipo di operazioni, ho fatto qualche nome, alcuni di questi registi per fortuna, come Nanni Moretti, come Bellocchio, continuano a lavorare, quindi la loro opera è in qualche modo in divenire. Con Montaldo, naturalmente, anche vista l'età e tutto quanto, il suo ultimo film, L'Industriale, del 2011, si era giusto fare un discorso appunto complessivo su tutta quanta la sua opera. E quindi abbiamo messo in piedi un omaggio che ha avuto anche una retrospettiva di film proiettati, per fortuna diciamo, in sala a Pesaro, perché il festival quest'anno ha potuto beneficiare di un momento così più positivo, più favorevole, che c'era in Italia, quindi spostandosi dalla data di giugno, che è quella solita in cui si svolge, alla fine di agosto abbiamo potuto avere la presenza del pubblico e proiettare i film in sala. Ricordo sempre che il festival proietta e cerca di proiettare nei formati originali, quindi le copie in pellicola, che la Cineteca Nazionale, il Centro Sperimentale della Cinematografia, con cui collaboriamo, avevano a disposizione. E nel far questo, appunto, ci si approccia a un'opera complessiva, ed è chiaro che ma la cosa divertente è che lo stesso Montaldo non nasconde mai le sue stesse, diciamo, criticità per alcuni film, no? Adesso penso soprattutto, che ne so, a Tempo di uccidere, che è uno dei film che lui ritiene in qualche modo meno riusciti, ma anche rappresentativo. A un passo dal rinnegarlo. Sì, ma anche perché ha avuto notevoli difficoltà di realizzazione. Su questo magari torneremo, perché è anche una parte, un aspetto importante di alcuni dei nostri registi che sono, come dire, a cavallo tra l'autorialità e non l'aspetto commerciale, però comunque sono registi che portavano a casa i film comunque in qualsiasi condizione. Da un lato era una cosa favorevole e positiva, perché appunto i produttori alla fine riuscivano ad avere sempre il loro film; dall'altro chiaramente bisognava fare dei compromessi che magari altri autori, con la magari più maiuscola così, non hanno fatto. Ma questo poi è un discorso che forse ci porta più lontano. Per entrare un attimo sul volume, per spiegarlo a chi non lo conosce, a chi vorrà, anche io ce l'ho qui, a chi vorrà prenderlo, non faccio. Vabbè, c'è il blu screen. È un volume edito da Marsilio, come tutti quelli della collana Nuovo Cinema del Festival. E c'è una parte iniziale che introduce, diciamo, il cinema di Montaldo attraverso varie collaborazioni importanti. Si inizia con un'intervista, secondo me molto bella, di Davide Greco, che abbiamo anche filmata, che è disponibile anche su
YouTube sul canale della Mostra del Cinema, e si va avanti tra argomenti, la connotazione storica dei suoi film, il femminismo di Agnese Va a Morire, diciamo il periodo i film americani, la televisione, Marco Polo, fino ad arrivare all'esperienza di Montaldo come presidente di Recinema. Nella parte centrale invece è interessante perché abbiamo affidato a giovani, più o meno giovani, sia ricercatori universitari che critici, la rilettura critica dei film di finzione per il cinema di Montaldo, e per capire se anche hanno resistito in qualche modo al passare del tempo, che è sempre molto definitivo e terribile, e da quello che abbiamo visto mi è sembrato che questo aspetto sia stato salvato, diciamo, i film ancora oggi ci parlano. E poi una parte finale con una serie di testimonianze di attori, collaboratori, attori come adesso Pier Francesco Favino e tanti altri che hanno lavorato con lui. Quindi questa è la struttura su cui ci siamo mossi e su cui abbiamo costruito questo volume, questa retrospettiva, e poi questo incontro che abbiamo avuto con lui, purtroppo ecco anche lì con questa nostra diavoleria di Zoom, perché era meglio che Giuliano non si spostasse da casa sua, comunque che stesse protetto rispetto alla pandemia in corso. A proposito delle testimonianze, molto divertente quella di Massimo Ghini, che fu doppiatore di Ken Marshall nel Marco Polo, scelto proprio da Giuliano Montaldo, e dice che con quella scelta Giuliano Montaldo ha salvato gran parte del cinema italiano a venire, perché ebbe talmente tanti soldi che lui, che conviveva in quel periodo con Fabrizio Bentivoglio e Armando De Razza, con quel guadagno riuscì a far campare tutti quanti, a non, che una delle prime cose che fece era, a livello di arrivo il reddito di cittadinanza, insomma, in supermercato con due carrelli della spesa pieni di roba perché era tanto che non mangiavano. No, ma gli aspetti in qualche modo aneddotici che ci sono dietro, e anche come lui li racconta, sono altri pezzi, secondo me, del suo cinema, in qualche modo. Ecco, rispetto anche ad altri registi, non tutti quelli che ho citato prima, Pesaro, Cero, ma molti li ho conosciuti così in maniera anche abbastanza personale anche in quei giorni del festival. Sicuramente lui è uno di quelli che è uno degli affabulatori, forse ecco Bertolucci, adesso così andando un po' velocemente, potrebbe assomigliare e convincere da un punto di vista del racconto, però appunto Montaldo, come sappiamo, ha una parte attoriale molto, molto forte, molto spiccata e molto vivace, per cui già che voleva, e a lui piace molto la questione dell'aver fatto l'attore che avrebbe forse voluto fare, e anche il premio che ha avuto il Davide Donatello per tutto quello che vuoi come attore non protagonista per il film di Francesco Bruni, una di quelle cose che porta sempre e anche a casa sua te la fa subito vedere, e c'è questo simpatico siparietto con la moglie Vera Pescarolo, che invece lo sfotte molto sulla questione di Montaldo attore, che lei non vede assolutamente come possibilità, effettivamente poi non c'è stata, a parte queste piccole apparizioni che ha fatto soprattutto all'inizio. Lui poi alla consegna del premio dichiarò che se lo avesse avuto alla sua prima interpretazione forse non avrebbe intrapreso la faticosa carriera del regista, ma quella noiosa dell'attore. Sì, no, ma lui è pieno di questi è pieno di questi racconti. Se non è per fare pubblicità alla Mostra del Cinema, al canale YouTube, ma appunto se avete la possibilità di recuperare questa intervista di David Grieco,
che gli ha fatto. Ha dei, io l'ho vista interamente in sala con il pubblico e appunto ci sono dei momenti in cui proprio si ride, no? Per come lui riesce a raccontare le cose ed è uno degli aspetti in qualche modo dietro le quinte del cinema italiano che è bello ascoltare, è bello anche avere e tenere come testimonianza. A questo proposito, per concludere questa parte leggermente aneddotica di Montaldo, segnalo anche che c'è un documentario nuovo su loro due, Vera e Montaldo, che è stato presentato al Festival di Roma. E niente, ed è delizioso perché sono invece che fare il solito documentario in qualche modo su un cineasta, Fabrizio Corallo li ha messi insieme e li ha intervistati insieme. E per vari momenti uno pensa, peccato non vederli, che ne so, tipo Casa di Anello, Infatti. Casa Montaldo Pescarolo, perché appunto quasi escono fuori dal video uno si immagina queste loro diatribe interne che sono molto, molto divertenti. E infatti, nella copertina del libro, come tu vedrai, nel tondo dedicato alla fotografia, all'immagine iconografica, abbiamo scelto di mettere Giuliano Montaldo con Vera Sul set di Marco Polo. sui sopralluoghi in Cina, perché chiaramente questa loro unione è stata un'unione sentimentale, naturalmente, ma anche lavorativa, perché lei è stata assistente in tutti i suoi film, a volte anche ha collaborato alla sceneggiatura. Comunque è una figura, diciamo, centrale, oltre ad essere una bellissima storia d'amore, appunto anche una bellissima storia lavorativa insieme. Lui dichiara che lei lo ha salvato, no? Dopo i primi due film, l'incontro avvenuto nell'ufficio del fratello di lei, Leo Pescarolo, che affidava a Giuliano Montaldo i film che in qualche modo, uno del dittico, il primo del dittico cosiddetto americano, nel quale Giuliano Montaldo mette alla prova la sua capacità di costruzione della narrazione cinematografica in senso spettacolare, quindi ad ogni costo, stiamo parlando di ad ogni costo. Salutiamo Nicola Guaglianone che si è collegato e ci invia un'esortazione Yam Bell in una lingua che non conosco e non so bene cosa significhi, Ok. penso. E allora, raccogliendo l'esortazione di Nicola Guaglianone, volevo leggere una dichiarazione perché mi sembra indicativa, che si trova nel saggio di Luca Barra a proposito del Marco Polo. Montaldo racconta, in una novella cinese, si racconta che nella Grande Muraglia c'è una crepa che si è aperta per i lamenti di una vedova alla ricerca del marito scomparso. Ecco, io non farò vedere la costruzione della Grande Muraglia, ma l'apertura di quella piccola crepa. Questa era una dichiarazione di Giuliano Montaldo a proposito delle sue intenzioni nel racconto relativo appunto al Milione di Marco Polo, però mi sembra che si possa applicare in generale a tutto il suo cinema, cioè la ricerca sistematica della crepa nella Grande Muraglia o perlomeno dell'elemento invisibile nella grande storia, a cominciare dal suo primo film. Assolutamente. Sì, no, questa annotazione è molto giusta. E infatti, diciamo, il suo primo film, che è Tiro al Piccione, siamo nel 1961, che fu presentato alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, è proprio questo. È come dire. Iniziare con questo film la sua carriera da regista è dare una connotazione poi a tutto il cinema che vedremo dopo, cioè esattamente questo, raccontare in un momento in cui non era forse possibile farlo anche un altro aspetto, cioè andare incontro anche all'altro in un contesto, in un campo minato, diremmo quasi. Ecco, si parla di guerra, naturalmente, si parla di
di una storia che ha a che fare con la Repubblica Sociale Italiana, con appunto il protagonista che non si sa bene, cioè si può forse immaginare, ma non è che viene detto né ben espresso, vuole combattere nella Repubblica Sociale Italiana ad ogni costo e contro ogni principio di realtà che chiunque vedendo il film in quel momento si capisce che ci sono anche personaggi come quelli interpretati da Paco Rabal che sono molto molto disincantati, cioè già è un film, poi effettivamente è un film quasi mortifero, cioè si sa già che tutto quello che accadrà è solo e esclusivamente la fine di tutto, però questo mostrare quest'altra voce in quel momento lì, appunto nel 1961, è stato, come dire, io quando si parla di cinema non, fatto di atto di coraggio non lo userei, però è una curiosità, ecco, un atto di curiosità di Montaldo che è sempre stato curioso su tutto quanto, quindi parlare della Seconda Guerra Mondiale, della parte italiana, e parlare di quest'altra parte ha provocato e provocò all'epoca dei problemi in qualche modo a Montaldo, perché l'accoglienza al Festival di Venezia fu, come dire, dalla parte della critica abbastanza disastrosa, cioè ci fu appunto un'alzata di scudi sia diciamo dalla critica in qualche modo di destra e un pochino anche da quella di sinistra, che naturalmente era quella che interessava di più Montaldo, a cui diciamo ha fatto in qualche modo più male. Quindi sappiamo che questa incomprensione iniziale appunto rischiava di bloccarlo del tutto Montaldo, perché non si aspettava una ricezione così in qualche modo fredda, se non proprio negativa, del suo film. Poi naturalmente negli anni, no, leggo che il Mereghetti, sul Mereghetti si parla di film coraggioso anticonformista, quindi chiaramente la storia poi, ecco, la storia con la S maiuscola fa il suo corso. Però ecco, in questo film, diciamo, come tu dicevi da quella citazione dell'intervista per Marco Polo, c'è veramente tutta la sua idea di cinema e anche come farlo, perché già qui inizia la questione anche che è stata vista negativamente, per esempio, degli attori con cui Montaldo ha lavorato negli anni, cioè che per una serie di fortunati eventi per lui ha potuto lavorare anche con grandissimi attori hollywoodiani e internazionali, e da un lato questa è una cosa positiva, dall'altro è stata vista in maniera anche un po' critica, perché a volte è stata una commistione un po' anche di lingue, no? di doppiaggi che rendevano alcuni film forse meno autentici. E già qui ci sono due attori, appunto prima ho citato lo spagnolo Paco Rabal e soprattutto Jacques Charrière, che non essendo italiani potevano creare, no, qualche problematica da un punto di vista anche della lingua, del doppiaggio, e appunto questa questione dell'inautenticità di alcune interpretazioni poteva partire da qui. Però secondo me, rivedendo il film, anche il protagonista è assolutamente, secondo me, perfetto, quasi enigmatico in questa sua aderenza a questa scommessa che si capiva già persa in partenza della Repubblica Sociale Italiana. Ed è curioso anche come Montaldo già utilizzi degli aspetti, no, legati al mondo del documentario, che noi per esempio nel libro non abbiamo
cioè c'è un saggio di Maurizio Di Rienzo su questo, però appunto non ci siamo soffermati su, proprio sui singoli film, ma parlando un po' di tutti quanti, però anche qui c'è questo aspetto di spiegazione anche della storia con documenti dell'epoca che fanno anche intravedere l'interesse per la parte documentaria che Montaldo ha sempre avuto e ha portato avanti fino all'ultimo progetto molto diciamo imponente, Le stagioni dell'Aquila, fatto con l'Istituto Luce. E quindi ecco, direi che, come dire, è un film, l'epifania di Montaldo, che poteva anche essere l'ultimo, il primo e ultimo film, vista come era la ricezione. A questo proposito vorrei far vedere un brano di un'intervista in cui lui parla proprio di questa ricezione critica, però legandola anche a quella del film successivo, ovvero Una bella grinta. La mostro subito. Sì. Io ho cominciato, per la verità, il mio lavoro in maniera molto problematica, perché il mio primo film è presentato a Venezia, parlo di Tirapiccione, ebbe una vita difficile, francamente. Il tema non era molto digeribile, evidentemente, all'epoca, oggi è altamente riabilitato il film. Però insomma ebbe un po', io uscii molto amareggiato da questa avventura, sembrava che non avessero capito o non volevano capire, o non era l'epoca per capire la storia di un ragazzo che è nato e cresciuto in una scuola, in una famiglia fascista, si arruolava nella Repubblica Sociale e solo attraverso questa dura esperienza capiva che la patria era dall'altra parte e non della sua. E non era, evidentemente, era il primo film di quel genere, come sempre chi va avanti per primo, c'è uno col bastone che gli dà una legnata, l'ho presa. Più tardi uscirà Il Volta Gabbana di Laiolo, il libro, poi La Complessienne, poi altri film che narrano lo stesso tema ma accolti con molto più affetto. Subito dopo feci una bella grinta che invece ebbe un grande successo di pubblico, ma costò 7 milioni a Copercampione all'epoca, eravamo in 7 appunto di troupe e a Bologna, e andò al Festival di Berlino, ebbe riconoscimenti ma nessuna fortuna col pubblico, quindi mi trovavo da una parte aver avuto non buone critiche e buon pubblico, dall'altra parte buone critiche e non pubblico, ho detto non è il mio mestiere. Allora, quindi praticamente c'è questo simpatico doppio esordio. In fondo però, innanzitutto poi saluto Antonella Di Nocera che ci ha raggiunto qui su Zoom, non c'è diversità nell'approccio alla storia di Tiro a Piccione e di Una bella grinta, però mentre Tiro a Piccione toccava un argomento tabù, forse per la prima volta, come sosteneva lo stesso Giuliano Montaldo, poi dopo arrivò Il Volta Gabbana, libro e anche Cognome e Nome, La Complessienne di Louis Malle, a raccontare l'analoga esperienza però in Francia, quindi dei collaborazionisti. Mentre invece Una bella grinta, che pure cercava di indagare tra le pieghe meno conosciute del boom economico, si inseriva su una scia invece affrontata. Perché basti ricordare, che so, il boom di Vittorio De Sica, cioè c'era già un terreno fertile, a questo forse si deve il successo, il maggior riscontro critico, pur non avendo lui cambiato però modalità di approccio al racconto della storia. È il soggetto di partenza a fare la differenza. La Repubblica di Salò, un argomento quando trattato ancora tabù. L'altra faccia del boom economico invece era possibile affrontarlo e trattarlo. Questo sì, poi pensavo che in questa intervista Montaldo, che poi
sì, dovremmo fare una specie di montaggio di tutte queste interviste, perché sono sempre allo stesso tavolo, alla stessa scrivania col passare del tempo. Però lui racconta sempre fa questo gioco di parole su tiro al piccione, che non è male, perché diceva: mi attaccavano da destra perché comunque non concedevo niente al fascismo. Ovviamente mi attaccavano anche da sinistra, perché rendere protagonisti i giovani di Salò era considerato un argomento tabù, se non una vera e propria bestemmia. Fu un vero fuoco incrociato che mi fece pensare che il vero piccione in quel momento fossi proprio io. Questo è quello che lui ripete spesso sulla questione del tiro al piccione. E, sì, no, è esattamente come dici tu. E l'approccio a tutti e due i film è dello stesso tipo. Chiaramente è una bella grinta, diciamo, sì, era più neutro, come dire, rispetto all'argomento trattato, è un argomento di cui si iniziava diciamo a parlare, e difficoltà poi, no, nel mondo del lavoro, di questo si parla, in quel caso del boom economico, è qualcosa che però è più neutro, e su cui magari anche la critica si sente meno toccata rispetto al discorso di tiro al piccione. Una bella grinta è un film in qualche modo anche diverso dai suoi, che vedremo poi successivamente, e però è curioso perché è il suo secondo film che si lega forse in maniera più diretta al suo ultimo film, che è L'Industriale. E quindi anche questa è una cosa, diciamo, molto interessante, a guardare la sua filmografia così con un colpo d'occhio, perché in qualche modo quasi si chiude, tra virgolette, allo stesso modo, no? Si apre con un film storico, poi il secondo è un film legato proprio alla quotidianità più difficile, più quella lavorativa, come L'Industriale, che racconta la crisi post del 2008, quindi torna a questi argomenti del mondo del lavoro, a cui chiaramente anche Montaldo era legato. Quindi ecco, da Renato Salvatori, no, protagonista di Una bella grinta, a Pier Francesco Favino con L'Industriale, due film forse diversamente riusciti, potremmo dire, però anche l'accenno che ho fatto a questi due attori, e in qualche modo rende tutti e due i film, dà a tutti e due i film una grande dignità, anche appunto l'interpretazione di Favino nell'Industriale è quella che un po' regge tutto il film, e appunto anche lì con Favino nell'Industriale c'è questa curiosità che spesse volte nel cinema di Montaldo c'è l'interprete che finisce anche a guardare in macchina come nell'Industriale. E quindi ecco, c'è i due film si parlano, i due momenti quasi all'inizio e così, diciamo, per adesso in questa parabola conclusiva della sua filmografia, sono due film che si parlano e che parlano della contemporaneità, che è uno degli elementi che sembrerebbe più lontano forse dal cinema di Montaldo, ma che poi abbiamo visto, vedremo tra il giocattolo e soprattutto un film che so che a te è molto, caro, che è Circuito chiuso, diciamo Montaldo riesce a parlare della storia contemporanea che si sta facendo in quel momento in maniera anche molto, molto forte e precisa. Sì, diciamo letteralmente contemporanei si contano sulle dita di una mano, perché sono Una bella grinta, L'Industriale, Il giocattolo e Circuito chiuso. Forse l'episodio di Extraconiugale, la sua precedenza, diciamo, tra Tiro al piccione e Una bella grinta, c'è questo episodio per
per uno di quei film a episodi che si facevano all'epoca, con un Renato Salvatori che da un certo punto di vista anticipa sia il Nino Manfredi di Pane e Cioccolata sia il Checco Zalone di Povado, ovvero torna dalla Svezia siciliano però con i capelli completamente ossigenati, quindi a rappresentare la totale perdita di identità che poi si ritrova violentemente, insomma, specialmente lì molto germi, no? In quella, in quell'episodio del film Extraconiugale. Intanto io saluto anche, dunque mi dice Giacomo che si sono collegati anche Anna Masecchia e Daniele Cipri su Facebook, e approfitto della presenza di Antonio Larino Cera per mostrare, per chiudere questa prima parte relativa a Tiro al Piccione, con la clip di Venezia a Napoli, gentilmente prestata da Antonella, a proposito appunto della presentazione che ha fatto l'anno scorso, ultima edizione di Venezia a Napoli, nel novembre scorso. Il finita la proiezione, un signore mi ha detto, no, non mi ha detto, ha detto, ha detto, ma è vero che al nord sono successe queste cose, non, il sud non sapeva nulla di quello che succedeva su, perché c'era già un governo a Salerno, c'era tutte le cose, e c'era già, si costruiva già un'Italia, mentre su c'era un bordello terribile. Allora bisogna anche nelle scuole, anche tra noi, parlare di questo periodo, perché altrimenti c'è un buco nella nostra testa. E dato che i ragazzi hanno levato il dischetto che c'era nella capoccia e l'ho messo dentro al computer, bisogna aiutarli a ricordare come eravamo per capire chi siamo. Buonasera. Forza e coraggio, dobbiamo ricominciare a fare la resistenza. Ciao Antonella. Ciao. No, ho detto, quando tu mi parlavi oggi, io avevo già sentito la clip ricordandola, e tu hai anticipato questa idea dei giovani, no? Che poi è il nostro spesso pallino comune. Cioè lui ha detto proprio quello. Cioè, intanto saluto tutti, che il mio intervento sarà brevissimo, era giusto per partecipare, che mi faceva piacere che si parlasse di un autore così importante su questo canale di P3M, che fa sempre un lavoro straordinario, e quindi salutare Pedro mi fa molto piacere. Però volevo sottolineare questo che ci sta mancando sempre di più e che fa paura quanto possa mancare, cioè il contatto con i giovani per far vedere il cinema del passato, e far comprendere quanto questo cinema possa insegnare, far vedere il mondo come è oggi da quello che è stato, per cui degli autori così come Giuliano Montaldo sono veramente dei capolavori del nostro paese, della nostra storia, dovrebbero essere preservati, custoditi e così distribuiti laddove possibile in qualsiasi forma. Quindi grazie per questa cosa che state facendo oggi, speriamo di poter proseguire a far vedere il cinema nella forma che si potrà, parlando di cinema d'autore, di storia del cinema, e facendo vedere le parole quando diventano così scolpite. Cioè lui in quell'attimo le ha scolpite quelle parole, il dischetto che prendono dalla testa e che hanno messo nel computer. È una sensazione che anche da educatori, genitori, sappiamo bene che abbiamo questa consapevolezza. E anche tornare a fare la resistenza. Anche tornare a fare la resistenza. È un bel macigno, insomma, piazzato là. E, però anche il discorso non è relativo solamente al far vedere il suo cinema adesso, ma è relativo anche al suo cinema nel momento in cui usciva. Cioè il discorso del
indagare chi eravamo per capire chi siamo. E il modo attraverso la chiave di interpretazione, abbiamo parlato appunto di poche pellicole ambientate nel suo presente, no? Abbiamo detto Una bella grinta, ma la maggior parte di film di Giuliano Montaldo guardavano al passato, però in realtà dietro c'era questo guardare al passato per capire anche già allora chi si era. Quindi cominciando dopo Tiro a piccione, dopo la parentesi di Una bella grinta, cominciando con quella che viene definita la trilogia del potere, no? Gottmik Hans, Sacco e Vanzetti e Giordano Bruno, che guarda caso poi sono tre, la trilogia del potere, così definita, consta di tre film di impianto processuale, cioè come se Giuliano Montaldo avesse un'idea ben precisa di come il potere si può manifestare e come può manifestare soprattutto i suoi abusi. Però dall'altro lato mi viene in mente anche che la dimensione processuale è quella che gli consentiva una cosa a lui cara, che è quella di mettere in gioco uno scontro dialettico, che in un film invece diciamo narrativo classico, non di questo genere in particolare, avrebbe avuto più difficoltà, sarebbe stato un po' più difficile mettere in campo. E diciamo, è didascalico, no? Che in un processo ci siano due parti avverse. Che ne pensate? Sì. Chiunque. Sì, sì. Ascolto volentieri, sono qui per ascoltarvi e vi saluto intanto. Ciao Antonella, grazie. E anche a me ha fatto piacere che è apparsa Antonella, sempre per questo collegamento che c'è con Pesaro, che, a cui lei partecipava attivamente qualche anno fa, e poi quest'anno abbiamo proposto in piazza Rosa Pietrastella, qui naturalmente prodotto anche da Antonella, quindi ecco questo. Lo dico ex a Giuliano Montaldo, ma forse c'entra anche Giuliano Montaldo. E, la trilogia del potere è come, esattamente come dicevi tu, noi abbiamo ospitato un saggio su questo, su questo argomento proprio, su questi tre film di Gianluca Arnone, che cambia leggermente, diciamo, prospettiva sul nome, no? Trilogia del potere, e dice si potrebbe parlare di trilogia dell'intolleranza, perché quest'altro aspetto della parola intolleranza è fondamentale in qualche modo nel cinema di Montaldo, ma proprio anche nelle dichiarazioni che abbiamo visto. Forse appunto, ecco, il libro di Pesaro un pochino va a colmare una mancanza, ecco, forse di un approccio critico sul suo cinema, mentre invece la parte legata più all'esposizione proprio di Montaldo sarà sempre per questa cosa che io dico della connotazione attoriale che lui ha, è molto più vasta, no? Ci sono documentari, penso a quello di Marco Spagnoli, quello che si spera si vedrà in futuro Vera e Montaldo, ma ci sono decine di interviste, di materiale in cui lui parla di questo tema fondamentale come tema della vita di tutti quanti, che è come problema poi, no? Legato alla vita di tutti quanti, che è l'intolleranza. Quindi questa intolleranza verso l'altro, verso genera violenza e genera i mali del mondo, diremmo noi. E questi tre film chiaramente diciamo mettono al centro questa intolleranza attraverso, diciamo, l'esecuzione del potere che agisce in maniera quasi così quasi senza ragione, legata
a meccanismi quasi automatici di appunto di perpetuazione, di autoperpetuazione, insomma. Sì, 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 esattamente. E che sembrano quasi essere legittimati da quello che tu dici, da quello che tu dicevi, da questi processi che sembrano, tra virgolette, come dire, legge uguale per tutti, non si guarda in faccia a nessuno, ma come è stato il caso di Sacco e Vanzetti, era quasi chiaramente un errore giudiziario nel momento stesso in cui sembrava che la giustizia si affermasse attraverso un processo, ma era già minato alla base, e quindi è come se il potere appunto si perpetua e senza neanche, naturalmente senza mai mettersi in discussione, ma passando sopra tutto e sopra tutti. Quindi il potere è quello, diciamo, terribile, no? durante la guerra, quello nazista, il potere è quello dell'uomo che comunque nell'America più teoricamente più aperta, che accoglieva gli immigrati da tutto il mondo, e invece si riscopre intollerante verso una parte di loro, in questo caso erano due italiani, Sacco e Vanzetti, e poi il potere, quello ecclesiastico, temporale, in quel caso della Chiesa, su chiunque no, non fosse allineato alle posizioni. E naturalmente abbiamo un potere militare, un potere statale, un istituzionale, un potere religioso. Sì, esattamente così. E il risultato è comunque la morte degli individui, è anche quasi fuori tempo massimo, no? Come in Gottmund Tunz, Dio è con noi, anche dopo la fine della guerra, e appunto, come dicevo, anche in barba un po' a delle realtà che il processo di Sacco e Vanzetti già mostrava, che era un processo in qualche modo ideologico e quindi falso in quel modo. Dei tre film, sicuramente Sacco e Vanzetti è quello che è rimasto anche, no, legato a una certa immaginario collettivo, e per la sua forza, naturalmente, per quello che raccontava, e anche poi magari aggiungeremo degli altri elementi in questo nostro racconto del cinema di Montaldo. Naturalmente la musica di quel film, il pezzo cantato da John Baez, la musica di Ennio Morricone, ha fatto sì che come dire, superasse quasi la notorietà del film stesso, o comunque lo portasse a un'attenzione maggiore. E si tratta di un film che comunque ha avuto un effetto anche nel storico, no? Con Michael Dukakis, Sacco e Vanzetti furono riabilitati. Parte del merito fu dovuto anche al successo anche in America di questo film, che forse si avvale anche della spettacolarità del processo americano. Cioè, in generale sappiamo che i film di ambientazione processuale sono più interessanti, se diciamo riferiti al mondo americano, che a quello italiano, insomma, dove proprio la dinamica processuale è meno spettacolare. Quindi si è avvalso di una serie di cose, l'interpretazione di Gian Maria Volonté e di Riccardo Cucciolla, che possiamo dire essere stata una scoperta, no, di Montaldo. Sì, no, questo, diciamo, ecco, parlando di questo film, come dici tu, si aprono dei mondi interni al cinema di Montaldo, perché voglio ricordare la parte musicale che è fondamentale. Adesso, sempre nel nostro libro, sulla musica, Alberto Anile ha scritto un bel saggio che si chiama Giuliano l'Apostata, tra autorealità e industria, ed è proprio Alberto Anile che
introduce degli elementi più critici rispetto al cinema di Montaldo. Uno di questi elementi che lui individua più critici è la musica di Morricone. Ricordiamo che in genere si dice che il più grande sodalizio tra un regista e un musicista, no? Si parla sempre di Sergio Leone e di Morricone. In realtà sicuramente quello è stato un sodalizio fenomenale, ma il sodalizio anche di durata più lunga e di numero di film è proprio quella tra Morricone e Montaldo, anche per l'ampiezza temporale. E quindi una certa critica è che alcune volte, ecco, la musica si sovrappone, quasi sovrasta il film. E allora, adesso, a parte il fatto che naturalmente alcune di queste musiche sono meravigliose e fa piacere sentirle, sicuramente c'è stato questo aspetto in alcuni film, però anche guardando da un punto di vista critico, non in maniera, come dire, veramente fastidiosa, come può essere, che ne so, i tappeti sonori che sentiamo adesso da parecchi anni in molto cinema italiano, ma aveva comunque una funzione narrativa. Nel caso questo di Sacco e Vanzetti, naturalmente la canzone era proprio questo, e quindi è una critica che mi sentirei di condividere in parte. E riguardo invece agli attori, è fondamentale, perché naturalmente qui ci inizia la collaborazione con Gianmaria Volonté, che è stato appunto l'attore, come possiamo dire, più importante della sua generazione dal punto di vista dell'impegno civile. Anche questa a volte sono parole così un po' troppo connotate, però è stato veramente un attore diverso da tutti gli altri. Adesso abbiamo ricordato ultimamente 30 anni della morte di Tognazzi, quest'anno il centenario della nascita dei sordi e così via. E devo dire che appunto anche attraverso alcuni film di Montaldo, questa forza di Gianmaria Volonté viene espressa in tutte le sue sfaccettature. E la scelta di Riccardo Cucciolla, come ricordavi tu, è una scelta bella, perché dava modo a un attore teatrale molto bravo di confrontarsi anche con il grande schermo. È una cosa che forse pochi registi poi alla fine in Italia fanno. Adesso sto cercando così di farmi venire in mente chi è che utilizza attori di questo tipo che sono meno visti al cinema. Penso che, ne so, Nanni Moretti, che ha sempre avuto un'attenzione verso il mondo attoriale teatrale. Però ecco, questo binomio, come può, diciamo, come il cinema consente, alcune volte ci sono delle cose che capitano quasi miracolose. Ecco, loro due, questi due attori, in questa, perché poi Riccardo Cucciolla è veramente Nicola Sacco, non so come dire, Bartolomeo Vanzetti, anche vedendo le foto d'epoca, ma non solo per una questione, diciamo, naturalmente per una questione solo fisica, che non avrebbe nessuna importanza che se fossero uguali o no, anche se si assomigliavano, ma è una questione proprio legata all'interpretazione, il carattere dei due personaggi, che erano molto diversi tra la durezza di uno e la fragilità dell'altro, e quindi questo viene mostrato in una maniera così veramente, veramente convincente. E poi su Sacco e Vanzetti volevo il mio vecchio pallino, che mi faceva impazzire quando ero più piccolo perché ero così più cattivo, è la censura sul film della Rai quando passa in televisione. Non so se sai, Rosario, che l'ultima scena, quando Bartolomeo Vanzetti urla viva l'anarchia, era stata oscurata questa un po' come la bestemmia, adesso parlando di registi che abbiamo nominato prima, di Bellocchio,
del protagonista in L'ora di religione, che viene, cui appunto volume viene abbassato, e sarebbe divertente conoscere chi ha dovuto farlo, no? Questo proprio tecnicamente ha dovuto, su indicazioni chiaramente superiori, fare queste, che per alcuni versi sono così assolutamente ingenue, dico stupide, ma vabbè, comunque è un film che è tutto basato su quello, poi alla fine... A proposito degli attori, nel documentario di Marco Spagnoli, mi sembra di aver sentito questa cosa, lui appunto, tra le cose che gli sono state fatte notare, è la frequentazione nulla, se non forse, diciamo, sempre per quell'episodio di Extraconiugale, della commedia all'italiana. E lui ha, diciamo, ha apertamente manifestato il disagio che avrebbe avuto a misurarsi nella direzione di attori come Vittorio Gassman, Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, quasi a voler indicare che si sarebbero mangiati il film. Infatti, tra le altre cose, dice che tra quelli, e lui ha lavorato solamente con Nino Manfredi nel Giocattolo, proprio perché gli sembrava, diciamo, il più duttile, il meno... E anche questo ci può stare, perché al di là poi delle esperienze, diciamo, della maturità con Bertolucci di Ugo Tognazzi, effettivamente nel periodo di massimo fulgore Nino Manfredi era quello che maggiormente, tra Nanni Loi del Padre di Famiglia, il Brusati di Pane e Cioccolata e il Giocattolo di Montaldo, usciva da quegli schemi. Voglio ricordare che un film simile al Giocattolo, infatti, fu realizzato da Pasquale Spitieri, che scelse però Stefano Sattaflores, quindi una sorta appunto di caratterista alla Riccardo Cucciolla, promosso a protagonista proprio per non schiacciare il peso del tema con la presenza dell'attore. Sì, è curiosa questa cosa che dici della commedia all'italiana, perché io non ci avevo pensato. Diciamo che sicuramente, forse più che il non utilizzo, diciamo, non affidarsi a questi che si chiamano mattatori, non deriva da questo il fatto che non è che proprio quel tipo di cinema è distante da Montaldo. La cosa curiosa, appunto, è che quando mi hai chiamato per incontrarci oggi qui, pensando comunque a tutto il suo cinema, ho pensato anche che viene detto in maniera, no, con un'accezione negativa, la parola mestierante, che non la ritengo naturalmente negativa, ma cosa voglio dire? Che lui, diciamo, i vari film, che i vari temi che ha toccato nei film, e in cui tutti, non c'è mai quello che tu dici, appunto, la commedia italiana, tranne che La moglie svedese, tutti questi film li ha saputi, come dire, realizzare al meglio all'interno del loro genere, ecco. Mi viene in mente adesso, perché a me piace fare questi raffronti che non stanno in piedi, ma come che sono diversi uno dall'altro, come può essere, che ne so, Salvatores, che fa quasi tutti i film diversi, e effettivamente anche poi il mondo legato a una certa commedia italiana lui non l'ha frequentato neanche lui. Adesso questo è un raffronto così, nel senso che voglio dire che Montaldo, se fa il film in qualche modo, tra virgolette, che tocca temi di medicina quasi fantascientifica, lo fa molto bene il film giudiziario, come dicevi tu, pure il film storico, naturalmente, il film è di un'altra Italia, quella del Giocattolo, diversa dalla Polizia si incazza, lo riesce a fare in maniera credibile. E effettivamente in tutti questi, anche se, sai, a volte si dice di un regista serio, non so che cosa, ma c'è anche dei momenti da commedia così. Ripensandoci, effettivamente non mi sembra di ravvisare in nessun film
la parte proprio legata alla, alla commedia, assolutamente no, anzi è un cinema, diciamo, in cui, come dire, le pistole, le bombe, il rogo, questo tipo di tematiche hanno la meglio e sono centrali. Questo è una riflessione che mi sarebbe piaciuto magari fare con lui, perché nel senso che ritengo che lui avrebbe potuto fare qualsiasi tipo di film, ecco, questo voglio dire. Quindi secondo me anche una commedia italiana gli sarebbe riuscita, però il fatto che proprio non l'abbia minimamente lambito l'idea è sia quello che ti dicevo prima, ma anche forse anche la formazione che lui ha avuto, di cui magari non abbiamo parlato tanto, del cinema che si faceva a Genova, di alcuni produttori, ma appunto anche degli amici suoi più stretti, no? Di Carlo Lizzani, con cui ha iniziato a lavorare, o di Gillo Pontecorvo, e appunto autori che hanno così attraversato vari generi, ma forse quello della commedia... Forse Carlo Lizzani con Il carabiniere a cavallo, sempre con Nino Manfredi, poi tra parentesi. Sì, perché Lizzani è ancora più, come dire... L'ho svitato con Dario Fo, insomma, Lizzani si è un po' più cimentato. Sì, perché è ancora più prolifico come regista, quindi ha avuto modo di, no, di lavorare anche in più... Comunque mi fa sempre piacere ricordare Carlo Lizzani, perché anche quella è stata una delle... presenza a Pesaro al nostro festival più importanti, anche per la scelta che ha preso per lasciare, no, questo nostro mondo, che gli fa in qualche modo anche onore, e che poi curiosamente è accaduto con due registi che abbiamo mangiato a Pesaro, anche Mario Monicelli. E infatti nel libro ho voluto, diciamo, riportare un ricordo di Carlo Lizzani, già precedentemente pubblicato, ma mi sembrava appunto giusto questo aspetto di questa amicizia con questi due cineasti, è bella perché è un'amicizia, ma racconta anche secondo me di un momento di un cinema italiano in cui si riusciva anche a collaborare. Sarà stato il fatto che si facevano, che ne so, 300 film l'anno, però questo fatto che lui faceva seconda unità di un altro regista, e che comunque c'era una sorta di solidarietà e di condivisione del lavoro, è uno degli aspetti più belli del cinema italiano dell'epoca. E soprattutto con Lizzani, ma anche con altri, però Montaldo Lizzani condivide anche la volontà non solo di fare cinema, ma anche di promuovere il cinema in diversi ruoli. Lizzani, direttore artistico del Festival del Cinema di Venezia, Montaldo a un passo, no? Quando poi invece poi lo fu Gillo Pontecorvo, altro regista con il quale lui ha condiviso set come aiuto regia, anche i set dei Caroselli. Però poi Giuliano Montaldo è stato in pratica il primo presidente della neonata Rai Cinema, per un'intuizione credo di Giancarlo Leone, e quel primo quinquennio, anche dalle testimonianze che si ricavano appunto del libro, ha fatto sì che quella idea che sembrava allora, insomma, folle, però poi grazie a Montaldo ha messo delle basi solide che le hanno consentito di continuare in quella direzione. Quindi anche l'idea proprio di darsi per il cinema, non solo il proprio. No, questo è un aspetto, hai fatto bene a ricordarlo, perché poi appunto erano tre amici, ma il fatto che dei cineasti, nel caso di Pontecorvo e di Lizzani, per la direzione della Mostra del Cinema di Venezia, nel caso di Montaldo, per la presidenza di Rai Cinema, neonata costola della Rai per la produzione cinematografica, è un aspetto appunto abbastanza all'epoca frequente, oggi molto meno, per cui i cineasti di questo tipo, diciamo, oltre a girare film, si mettevano la faccia e si mettevano in prima persona in istituzioni
molto, molto rilevanti. Quindi dà la dimensione di come erano fatti anche, poi voglio dire, sia di destra sia di sinistra, sia d'accordo o meno, sia vicini o no a questo mondo. Ricordo questo saggio così, un po', cioè, curioso, però che ha un senso di Steve della Casa, in cui si parla di una comunità davvero di sinistra, di questi intellettuali appunto legati a un certo mondo. Comunque la si pensi, loro hanno attivamente fatto delle cose. Ecco, questo è un aspetto importante, oltre al cinema, perché la parte anche, diciamo, di servizio pubblico o la parte istituzionale è una parte anche importante. Lizzani riuscì a risollevare, no, una mostra del cinema di Venezia che sembrava defunta, in una maniera anche inedita, che uno non si aspettava magari da lui alcune scelte fatte, e Pontecorvo anche. Montaldo dice che forse non gliel'hanno proposto perché quando dicevano ma se dovesse dirigere Venezia che cosa farebbe, dice ma è una mostra d'arte cinematografica, 20 film. Secondo me più di 20 film all'anno legati appunto all'arte cinematografica non esistono, non ne farei uno di più, quindi allora magari era apparso, diciamo, che limitava, no, le prospettive invece espansionistiche che hanno comunque i festival. Poi negli anni abbiamo visto che sono diventate quasi bulimici. Quindi ecco, l'aspetto appunto, ecco, istituzionale di anche Montaldo è importante, come tu dicevi, le testimonianze, perché non ho avuto la possibilità di assistere alle sue lezioni al Centro Sperimentale, ma anche lì diciamo è ricordato dagli studenti e mentre nel mondo della produzione chiaramente i primi anni di Re Cinema vengono identificati anche perché aveva una forza propulsiva iniziale molto così molto forte e innovativa, e di proposte anche appunto eterogenee, e in questo, diciamo, di questo va dato atto a Giuliano Montaldo, e su questa esperienza scrive appunto Marco Spagnoli nel libro. Abbiamo detto che è uno degli autori del documentario su di lui, e in questo capitoletto che si chiama Il Presidente Reserve di tutti, con un gioco di parole con uno spumante che si usava forse più qualche anno fa che adesso. Sì, scaturito, come si apprende dal saggio, insomma, da una sua battuta quando viene presentato come presidente in una manifestazione internazionale, quindi fu definito presidente lui, pare che diciamo tra il pubblico, prima di alzarsi per salutare il pubblico, abbia detto a voce relativamente bassa, ma lo hanno sentito tutti, sì, Reserve, e da quel momento in poi, insomma, è diventato un soprannome del suo periodo di presidenza di Rai Cinema. Volevo tornare un attimo alla questione della commedia all'italiana, perché mi sembra che da questo punto di vista lui abbia, nel passaggio, insomma, da un film all'altro, abbia cambiato anche i connotati del cosiddetto heist movie all'italiana. Sì. Perché mentre Ad ogni costo, film col quale lui fa debuttare comunque Riccardo Cucciolla, il film finisce con uno sberleffo tipico del genere, cioè di quello che non drammatico come in film Giungla d'asfalto oppure Rapina a mano armata, però uno sberleffo. Solo che fino a quel punto, a differenza degli heist movie all'italiana, che potevano essere Sette Uomini d'Oro, no? Oppure quelli un po' più legati a Rififì, cioè I Soliti Ignoti, prima di questo sberleffo finale ci sono i morti, cioè in quel film, cioè proprio ci sono i morti. Il successivo, Gli Intoccabili, che gira tra l'altro prodotto da Marco Vicario, poi diciamo fa terra bruciata anche dello sberleffo finale, non c'è più, cioè ci sono solo i morti.
anzi in un finale che per qualcuno richiama quasi Bonnie and Clyde e Arthur Penn, solo che sono due tipi di potere: da una parte appunto c'è la polizia e qui invece c'è il potere mafioso, che però già è un potere economico, già è il potere ingessato, anzi in doppio petto, da non il gessato dei gangster, insomma nel doppio petto, quello da uomini d'affari. E però volevo cogliere l'occasione per far vedere una curiosità. A questa esperienza si collega un carosello, perché Giuliano Montaldo ha girato anche tanti carosello, e ammettendo anche di essersi divertito molto, ma come del resto anche Gillo Pontecorvo, quelli dell'Alcaserser se li sono divisi tra tutti e due. E questo per la Golia Bianca è un carosello che ricorda le dinamiche appunto dell'East Movie. Salve amici, siamo ancora una volta in attesa dei nostri. Di solito sono puntuali. Ah, eccoli. Belli, simpatici, acrobatici. E anche temerari. Dai, muoviti che è tutto a posto. Tanto per questa vicenda. Ti stavo dicendo, io ho avuto tre sorelle. Io da noi si usa. Ma cos'è? Ma chi l'ha messa? Ma collate! Ma che quando la causa è giusta? Fatta. Bello, eh? Certo, non è così semplice. D'altra parte, non è Golia che può rendere l'aria pulita. Quello che può darvi una Golia sono soltanto 5 minuti di aria viva. Sì, un po' di aria viva. Allora, una Golia, 5 minuti di aria viva. 2 Golia, 10 minuti di aria viva. 3 Golia. Golia, 5 minuti di aria viva. Fantastico. Allora, in effetti questo sfrutta un momento, diciamo, quello che si può dire la tecnica, no? Sviluppata nei due heist movie. Però mi colpisce anche il fatto che riesce a infilarci l'impegno civile, no? L'inquinamento, insomma, in un periodo in cui questo tema non era poi così, così sentito. No, non l'avevo mai visto, ma è eccezionale. Oltretutto, le due guardie, come camminano, il giro che fanno, è praticamente le guardie che ci sono nella compagnia diamantifera ad ogni costo. Esatto, sì, sì. Come dici tu, fanno si muovono insieme uguale. E, no, questo non lo conoscevo, perché invece...
avevo letto con stupore che lui era il regista anche dello spot, quello famosissimo dell'Olio Cuore, no? Dell'Olio Cuore con Nino Castelnuovo che salta la staccionata, sì. E poi no, è stato fatto qualche anno fa, l'ha rifatto anche, non so, tipo 40 anni dopo, che sì. È ancora a saltare. E anche lì, diciamo, no, un elemento di un olio che era legato al cuore, alla salute. E sì, no, questo è sorprendente come poi lo sono molti dei caroselli che tu citavi, anche di tanti altri registi che hanno fatto, anche italiani, che ne so, tutto il cinema, gran parte di un certo cinema italiano si reggeva anche magari per appunto guadagnare nei momenti più con i caroselli. E questo del tappo, in qualche modo di un messaggio, no? legato anche in questo caso a uno spot, è qualcosa di molto montaldiano, come si dice, montaldesco. Sì, anche perché era un momento in cui lui ammette, insomma, che il divertimento consisteva, e soprattutto il piacere di farli consisteva, nel fatto che si partecipava tutti al processo creativo, e questo ha a che fare comunque con la carriera di qualcuno che non ha mai fatto lavori su commissione, cioè non ha mai solo diretto film senza metterci del suo. Quindi questo approccio al lavoro e in qualche modo l'approccio generale che avevano le creazioni dei Carosello fino in quell'epoca trovava terreno fertile per svolgere il suo lavoro anche in quell'ambito. Sì. Soprattutto perché poi non l'ha fatto per prima di cominciare, ma gran parte dei registi non lo facevano come anticamera all'inizio di una carriera, ma tra un lavoro e l'altro. Sì, 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 no, questo è assolutamente così. E, il riferimento poi alla, in qualche modo, alla parte legata alla rapina, e quindi, come diceva, le guardie di Ad ogni costo, ci porta pure a parlare di questo film, che è abbastanza incredibile, no? Come dire, anche nella storia del cinema italiano, per la possibilità che ha avuto Montaldo di lavorare con degli attori, appunto, come dicevamo prima, non italiani, stranieri, hollywoodiani, di una caratura veramente, perché appunto nel film ci sta Edward G. Robinson, ma c'è anche Janet Leigh e c'è anche un pazzo Klaus Kinski come sempre. Diciamo. Però diciamo che il cinema italiano era più abituato a lavorare con Klaus Kinski, insomma, sì, no, per fare il western. In poi anche riguardo ad ogni costo è interessante anche dal punto di vista dell'utilizzo della musica a cui facevi cenno prima. L'uso a volte esagerato, il tappeto musicale, mentre invece qui c'è un colpo che è raccontato solamente con i rumori, senza alcun accompagnamento musicale, quindi un saggio uso della musica, cioè nel senso che Giuliano Montaldo non utilizzava la musica per coprire delle falle, e infatti quando non è necessaria non la utilizza. Sì, sì, no, infatti devo dire che questo film, appunto, anche a rivederlo è veramente è particolare, forse anche particolarmente riuscito anche nel suo genere. Anche non è uno dei film più ricordati naturalmente di Montaldo. C'è questa stranezza, no, dell'utilizzo di questi attori che appunto non parlano in italiano, anche quando stanno nella parte finale a Roma può indurre così, però diciamo, da come tu racconti anche il fatto del colpo, come avviene, del non utilizzo della musica e della tecnica, mi viene da dire che è proprio anche la tecnica di Montaldo, tecnica registica, è sicuramente molto, molto interessante e molto sua, cioè è anche un film che magari
adesso non è che un regista perché italiano si vede che è un film italiano o viceversa se americano, però comunque è un film che non, magari non diresti diretto da un regista italiano in quegli anni, non so, questa diciamo è l'impressione che mi ha dato anche nel rivederlo e poi mi ha colpito sicuramente l'utilizzo di questi attori che io non ho trovato fuori, naturalmente non fuori parte, ma come dire troppo grossi per il film, non so, anche su questo, per esempio sul rapporto che Montaldo poi diciamo ha con questi attori che gli venivano proposti, alcuni poi ci è tornato a lavorare come dicevamo prima e conosciuti in altri momenti come Paco Rabal, e il rapporto che ha anche avuto con questi attori è fonte di aneddoti, di curiosità su Edward G. Robinson, su il tipo di attore che era, c'è un bel racconto su chi ha visto il film o chi se lo ricorda, è chiaramente questo personaggio, questo professore, ma è anche il vestito che ha, no? Come è vestito è fondamentale, dà la connotazione subito di questo personaggio, e no, racconta Montaldo che Edward G. Robinson il vestito lo volle comprare lui, ma non di quelli della sartoria, di quelli scoprì che a Roma c'era questo mercato famoso che c'è ancora di Via Sannio con le cose usate e andò lì e trovò questo abito che prese, poi chiese alla moglie Vera Pescarolo di Montaldo due pietre e mise il vestito dentro una vasca da bagno con queste pietre a mollo per in qualche modo invecchiarlo di più, siccome lui è un professore e c'ha il taschino con le penne e quindi ha come dire limato quella parte lì, perché ha pensato se il professore mette sempre la penna, perché è uno metodico da tanti anni, quella parte lì è più, ecco, diciamo anche in questi racconti è anche come è anche un po' la sorpresa, no? Di un cineasta che forse, chiaramente abbiamo gli esempi che abbiamo detto prima, come Gian Maria Volontè, che era appunto un attore che non usciva dalla parte, anzi anche lì Montaldo ricorda che veniva svegliato di notte da Volontè sul set, che gli dicevano come fai a dormire, che domani dobbiamo girare, che ne so, la scena del rogo e tu dormi, diceva Volontè a Montaldo, è Montaldo che devo fare. E invece chiaramente un attore come Volontè stava a un altro livello di immedesimazione. E ecco, anche questo rapporto che Montaldo ha avuto con questi attori era di un italiano, secondo me, che comunque vedeva anche un altro mondo, no? Un mondo diverso di approcciarsi al lavoro di attore, e come poi è successo anche nel film successivo, no? Con Gli Intoccabili, con un po' di difficoltà di lavorazione con John Cassavetes. Sì, poi sia il primo incontro con Gian Maria Volontè che l'incontro con John Cassavetes condividono insomma il racconto di un uomo comunque che si fa rispettare, no? Cioè, Gian Maria Volontè lo incontra su un set dove viene chiamato a sostituire Carlo Rizzani all'improvviso perché Carlo Rizzani era malato, cioè il racconto dell'accetta che deve prendere da... Perché devo prenderla da lì? Lui dice perché sennò te la tiro in fronte, vabbè, allora l'accetta, la prendo lì. Così con John Cassavetes, che girava continuamente intorno alla macchina da presa da regista e voleva sapere cose che da attore, diciamo, avrebbero dovuto interessargli fino a un certo punto, e fino a quando Giuliano Montaldo minacciò di andarsene, o lui o te o me, insomma, e i produttori dalla sua parte, da quel momento in poi John Cassavetes dice fu un agnellino fino all'ultimo giorno che gliel'aveva giurata, insomma questo film non lo finiremo, per cui lui l'ultimo giorno non si è presentato sul set e hanno dovuto girare con delle controfigure. Ma una cosa simile a quella di Edward G. Robinson è raccontata anche a proposito di Ingrid Tulin per L'Agnese va a morire, di come la prima scelta fosse Simon Signoret, che però era già malata, e
ed è bello anche il racconto che fa nel documentario di Marco Spagnoli di una Simone Signoret a cui non dovette neanche presentare il libro, aveva letto il libro di Renata Viganò e lo conosceva. E poi di Ingrid Tulin, attrice di Ingmar Bergman, troppo bella per lui, troppo svedese, e che però poi lo invitò ad andarla a trovare il giorno dopo e vide l'Agnese, anche perché appunto Ingrid Tulin gli rivelò che prima di diventare attrice comunque da ragazza aveva portato i salmoni in spalla, e quindi le vidi queste mani, insomma. Ed è molto bello anche il racconto della scelta della bicicletta fatta con Ingrid Tulin, la bicicletta che gli fece trovare in questa ricerca di biciclette usate, una bicicletta nel cui sellino, tolto il sellino, trovarono il vero biglietto di una staffetta partigiana che probabilmente non era mai stato recapitato. Dal rapporto con gli attori si capisce anche effettivamente, al di là di quello che lui dice di se stesso, quanto importante sia stato cominciare come attore. Sì. Non mi sono bloccato, no? questo aspetto, sì, del lavoro con gli attori, naturalmente, che ne so, Ingrid Tulin per L'Agnese va a morire, sono sicuro che all'epoca, diciamo, i nostri colleghi cattivi dell'epoca avranno storto il naso, no? Dice, come fa Ingrid Tulin a interpretare una donna che sta così immersa nel fango del comacchio di queste, diciamo, avendo, no, questa fama che era dei film che abbiamo visto sicuramente, però diciamo quello che riesce a fare forse Montaldo, anche quando ha a che fare con questi attori di un livello comunque alto, diverso da quello che anche noi ci aspetteremmo, è di riuscire a lavorarci in maniera in qualche modo collaborativa. Adesso il caso di Cassavetes naturalmente è un caso che ci fa piacere anche raccontare, perché ci piace che Cassavetes avesse questo aspetto di stronzaggine, di cattiveria, e così. E effettivamente il fatto che poi, come dici tu, è diventato un agnellino sicuramente era legato anche al discorso che appunto Cassavetes girava una quantità di film, magari come protagonista, così di varia tipologia, eterogenei, per poi, no, continuare a fare i suoi film, il suo cinema. Quindi anche lì, se perdeva comunque il contratto, non andava bene, però chiaramente il tipo d'uomo era veramente complicato con cui lavorare. Però ecco, l'esperienza che Montaldo, come ti dicevo all'inizio, poneva molto sulla questione di essere lui attore e di averlo comunque fatto, anche se non, come dire, in parti lunghissime o importantissime, però diciamo, secondo me, gli consentiva di avere una vicinanza e essere compartecipe del lavoro dell'attore anche con questi interpreti più pesanti, ecco, più difficile da gestire per un regista anche italiano. Io continuo a dire questa cosa anche dell'italiano, perché comunque Montaldo è tra i pochi che ha lavorato con attori del calibro di cui stiamo parlando. Quindi anche lì, rispetto a come si dice, ai raffronti che stiamo un po' facendo, perché è giusto anche farli, adesso mi viene in mente anche Bernardo Bertolucci, no? Uno che ha potuto avere questo tipo di esperienze. Però ecco, Montaldo, che è un regista che, come dicevamo, porta a termine i film comunque sia, nonostante tutte le difficoltà, riesce a far lavorare questi interpreti e a inserirli in contesti che sembrerebbero lontani da loro. Anche
esempio iniziale con tiro a piccione di Jacques Charrière, secondo me anche quello è esemplificativo di quello che stiamo cercando di dire. L'idea a cui accennavi prima tu di collaborazione con l'attore si estende a una più generale condivisione anche del racconto. Io ricordo nel documentario che noi abbiamo coprodotto su Flavio Bucci, che tu hai visto, no? La testimonianza di Giuliano Montaldo a proposito dell'Agnese va a morire è quella di un film al quale a un certo punto cominciarono ad aggiungersi gli attori che arrivavano per partecipare al progetto, Michele Placido, Flavio Bucci, Stefano Sattaflores, quasi per dare un contributo a quell'operazione di memoria storica nella quale credevano tutti. Questo è qualcosa che va al di là del cinema e della professionalità. Sì, questo è vero, e anche adesso che dici questa cosa, per cui perché c'era questa corsa a essere partecipe di un progetto in qualche modo anche qui unico. Questa questione della unicità di Montaldo, adesso lo dico sempre a dispetto dei detrattori che esistono, perché non vorrei che diciamo fossimo noi che facciamo un santino, ma a parte che per com'è personalmente Giuliano Montaldo si avvicina a qualcosa del santo, ecco, da un punto di vista personale umano, quindi per me va benissimo santificarlo, ma diciamo rispetto al suo lavoro, alla sua opera, naturalmente ci sono dei trattori e di questo va dato conto, ma parlando così, ecco, sempre in generale rispetto a tutta la filmografia, questa unicità per esempio di dell'Agnese va a morire, no? Come di Tiro al piccione, di raccontare un qualcosa, forse anche quasi per la prima volta, forse l'Agnese va a morire, contestualmente ci sono state altre esperienze di quel tipo, però è l'unicità, cioè il fatto di che Montaldo è arrivato per primo su alcune cose, questo anche è una cosa che gli va data come aspetto, cioè trattare, no, la resistenza anche da un punto di vista dell'apporto delle donne, che naturalmente era, diciamo, per tanti motivi, figuriamoci, più limitato per forza di cose, però ecco, soffermarsi su questo aspetto è un aspetto, diciamo, unico che connota questo aspetto di Montaldo di essere attento a cose, di fare anche cose nuove. Cioè, da un lato sembrerebbe, no, un cinema che si rifà a testi letterari, si rifà la storia, e quindi sembrerebbe tra virgolette un qualcosa di già visto, ma nei casi di cui stiamo parlando invece si propone su un argomento per la prima volta e questo è un aspetto che, ne so, anche dal punto di vista televisivo, no? Gli esperimenti che ha fatto televisivi sul primo utilizzo, diciamo, in qualche modo del digitale in alcuni progetti, e questo, diciamo, lo porta avanti rispetto anche ad altri suoi colleghi, e lo porta sicuramente in una dimensione di interesse, di curiosità e di sperimentazione. Adesso voglio dire, anche la presidenza di Rai Cinema è una sperimentazione in quel senso, perché in quel momento non era, dico, per dire, la presidenza di Medusa che già esisteva o di altre società di produzione, era una cosa nuova, e questo aspetto secondo me è molto bello, cioè di un cineasta che è interessato a raccontare anche cose che prima non venivano raccontate. Adesso anche Giordano Bruno, ma appunto Sacco e Vanzetti è proprio anche in quel caso esemplificativo di un'attenzione, di una curiosità verso cose di cui si parlava di meno. La crepa nella grande muraglia, in pratica. Esattamente, torniamo lì, e questa crepa nella grande muraglia rispetto anche a questo progetto, come dire, faraonico del Marco Polo, complicatissimo e
e comunque epocale, no? Che è rimasto nella TV italiana, è una breccia importante, perché abbiamo citato varie volte in questa nostra conversazione Bertolucci, probabilmente l'esperienza, diciamo, l'ultimo imperatore. Sì, dell'Italia, cioè dell'Italia intesa come non società di produzione, ma nazione di produzione, che ha aperto delle porte con il Marco Polo, letteralmente sono state aperte delle porte che prima non venivano aperte alle macchine da presa, sicuramente ha consentito poi che il lavoro successivo dell'ultimo imperatore fosse in qualche modo più semplice. Rispetto a prima, diciamo, qualcuno deve dirlo a Di Maio, che non è arrivato prima lui in Cina, insomma. Pensavo parlassi di De Magistris, dei tuoi compagni di battaglia, no? È curioso però che Montaldo stesso dice che gliene avevamo parlato dell'ultimo imperatore come progetto, però lui dice alla fine sicuramente è stato molto meglio così, perché chiaramente Bertolucci ha fatto un film migliore di come l'avrei fatto io, perché poi comunque Montaldo ha anche questo aspetto che non è finta. Non mi viene l'aggettivo, vabbè, ma comunque umiltà, no? Certo. Mi è sembrato anche parlandoci così che non sia una persona che abbia, no, grandi aspetti, diciamo, negativi verso altre persone, conflittualità o invidie, anche perché è riuscito a fare bene o male un percorso importante, e a volte lui dice poi che non è vero che ha avuto a disposizione grandi budget, forse solo per Marco Polo, però comunque è riuscito, diciamo, ad avere soddisfazione su vari versanti, quindi forse non ha, diciamo, niente da rimproverarsi rispetto anche ad altri colleghi da avere invidia. Questo è anche un aspetto importante in una vita vissuta anche, no, così in maniera lunga e per via dell'età avanzata. Nel dialogo con Francesco Bruni nel documentario di Marco Spagnoli viene fuori proprio che anche sia una persona assolutamente poco incline alla rabbia. Francesco Bruni racconta di averlo visto una sola volta arrabbiarsi con uno studente del centro sperimentale, insomma. E, tra l'altro, credo, per, se non ricordo male, per motivi legati a una sottovalutazione di altro cinema, non del suo, insomma. Quindi sempre comunque in un atteggiamento di difesa della professionalità degli altri. E questo discorso relativo all'unicità e anche all'essere arrivato prima ha a che fare anche con il film che tu hai riconosciuto prima essere un film del mio cuore, e che un po' anche il motivo, ti rivelo questo video, per cui Giuliano Montaldo è nel documentario a Flavio Bucci, perché quando Riccardo Zinna era da noi e parlavamo di Flavio Bucci, io mi ricordai di Flavio Bucci in circuito chiuso, che è un film che vidi nel 79, avevo 9 anni ed è stato il mio battesimo con il metacinema, ma credo che non sia stato solo il mio battesimo col metacinema. Cioè quel tipo di approccio, poi dopo ce lo ricordiamo nella decade successiva, La rosa purpurea del Cairo, Angoscia di Bigas Luna, che arriva forse prima degli altri, insomma, ma comunque nell'81, e The Last Action Hero di John McTiernan, insomma, nonostante fosse, o perlomeno, nonostante lo si direbbe adesso, però è un film prodotto dalla Rai, quindi per la televisione, e anche per questo lo dico per segnare un po' la differenza, insomma, anche di fiducia e di investimento in determinati progetti, però venne presentato al Festival del Cinema di Berlino come film, ed è un film, l'ho rivisto adesso in questa occasione, tra l'altro credo sia tutto su YouTube completo, l'ho consigliato anche ai nostri allievi, perché credo che tuttora sia un film incredibile dal punto di vista della riflessione
E una volta tanto non guarda al passato per parlare del presente, ma ha quasi parlato al presente per qualcosa che poi si sarebbe capito più a fondo nel futuro. Sì, no, è così. Anch'io devo dire che è un film veramente sorprendente. Adesso la questione Rai, no, sembra, mi piacerebbe approfondirla di più, perché sembravano quei film sperimentali, diciamo, c'è stato un momento in cui veniva proprio, era stata aperta una sponda sui film per sperimentare il cinema, quindi Gianni Amelio, altri hanno, e quindi sembrerebbe quasi un film sperimentale in quel senso, ma a ben vedere comunque ci sono anche delle piccole ingenuità a volte, di, non dico di recitazione, ma di ripresa di questo mondo che va al cinema. Però è un film invece veramente molto, molto profondo, che gioca sottilmente tu dicevi che è un film che è fuori dalla storia, però certamente nel 1978, ricordiamo che è l'anno in cui Moro è stato rapito e ucciso dalle Brigate Rosse, fare un film chiuso dentro un cinema in cui c'è qualcuno che spara, diciamo, sarà dallo schermo, non sarà dallo schermo, non si sa, ma uccide le persone così in qualche modo un po' a caso, però poi invece mira bene al questore di polizia che si ritrova lì, diciamo, è qualcosa che ci sta parlando anche naturalmente di quello che accadeva esternamente, di quello che anche uno spettatore all'epoca purtroppo sentiva che poteva accadere, che quindi ecco questo metacinema è anche meta storia, meta tutto. È curioso. Anche perché è una riflessione anche sulla storia, effettivamente anche il presente, che comunque è mediatizzato. Cioè, un momento interessante è quando si fanno portare le televisioni all'interno della sala e chiedono espressamente più di una televisione per poter essere contemporaneamente su più schemi. Cioè, e a un certo punto, mentre si stanno vedendo immagini di manifestazioni politiche, tutti quanti, ma lì ci sono i cartoni animati, e vanno tutti quanti allo schermo televisivo dove c'è Vil Coyote. E anche questa io la trovo una cosa di un diciamo di un profetico e di un lungimirante incredibile. Sì, no, è proprio anche un film, come dire, strano, no? Tra virgolette, rispetto sia ai film di Montaldo, ma proprio rispetto a tutto, ma anche, come dicevi tu, per la scelta degli attori, no? Flavio Bucci fa un personaggio molto, molto importante, però è un film estremamente inquietante, perché tu capisci che sta parlando anche di qualcos'altro, no? Rispetto, magari per chi non l'ha visto, a queste uccisioni dentro un cinema, forse che provengono da una pistola dietro lo schermo, ma questa pistola non si troverà mai. E la cosa curiosa che stavo per accennare prima e che mi è venuto in mente vedendo, no, che nel film ci sono viene proiettato un film di Giulio Petroni e per tetto un cielo di stelle con Giuliano Gemma, che appunto c'è questa scena di sparatoria, questo colpo in qualche modo esce dallo schermo e colpisce prima uno spettatore e poi un secondo spettatore, no, mi fa pensare, scusate che mi interrompevo, perché nella chat leggo nel frattempo Biden ha vinto, qualcuno ci informa di questo, quindi informiamo un po' tutti, perché mentre noi parliamo di cose così, ecco, la storia in qualche modo cambia ancora una volta. E, no, è curioso che ci sia proprio, non so se ci hai pensato Rosario, un film western sullo schermo. Viene proiettato un film western e viene annunciato anche che prossimamente ci sarà I giorni dell'ira, un altro film, no, con Giuliano Gemma. La cosa curiosa in questo aspetto è che... No, in realtà è il film che vanno a vedere è I giorni dell'ira di Tonino Valeri, ma diciamo le immagini che scorrono sono quelle di Per tetto un cielo di stelle.
è una sorta di melange. Sì, sì, sì. E questo è curioso perché Montaldo non ha mai diretto un film che avrebbe potuto benissimo farlo, per esempio all'epoca che si producevano tanti di quei film, ma anche lì Pizzani, no, l'ha girato, quindi no, appunto lui poteva farlo, ma anche lì c'è un aneddoto, diciamo, personale tra lui e Vera Pescarolo, che quando lui diceva potrei fare un film western, lei gli diceva se lo fai ti lascio. Ora perché non lo considerava, non lo so. Deve essere che comunque anche in questa coppia anche le scelte così di progetti fossero condivise molto, quindi magari anche lei ha un'idea di un certo cinema, quello spaghetti western non le interessava, chi vai a sapere, perché anche Giordano Bruno è nato tra da loro che passeggiavano per Campo dei Fiori e si sono fermati a vedere la statua e si sono incominciati a porre delle domande su Giordano Bruno e poi hanno portato avanti il progetto. Quindi ecco, no, mi faceva ridere, tra virgolette, che ci fosse un film western dentro un film di Montaldo che il film western non... Di fatto lui l'ha girato, perché poi diciamo il duello che fa parte è stato girato da Montaldo come film nel film, così come i finti spot pubblicitari, che sono molto divertenti e richiamano un po' quell'altra esperienza molto montaldiana, nel senso di cooperazione, che è Signore e Signori Buonanotte, no? Film collettivo fatto con il contributo anche economico di tutti quanti, di Ettore Scola, Monicelli, Luigi Magni, nel quale c'erano degli spot molto divertenti e che, non, che pubblicizzano praticamente nulla di buono, insomma. Qui c'è addirittura uno spot su dei gioielli che vanno rubati, non te li devi comprare, no? Ruba lì perché sono talmente... Quindi... anche questa idea, insomma, il discorso relativo alla commedia all'italiana, non perché Giuliano Montaldo mancasse di senso dell'umorismo, anzi, che l'affabulazione con la quale coinvolge qualsiasi suo ascoltatore durante le interviste o anche quando presenta film è dovuta in gran parte al senso dell'umorismo. Però effettivamente questo film, che appunto... noi non l'abbiamo, diciamo, catalogato tra i saggi critici perché è stato fatto per la TV, però effettivamente è un po' un unicum, perché adesso che mi ci fa pensare, va bene, le pubblicità iniziali che si vedono sono geniali e anche divertenti, ma ci sono vari aspetti, varie connotazioni, siccome no, impariamo a conoscere tutti questi personaggi, c'è la figlia con la mamma anziana, c'è subito una battuta iniziale, la figlia chiede alla cassiera ma è un film vietato, la cassiera dice no, allora lei dice alla mamma allora lo puoi vedere e diciamo è pieno di l'inizio del film è pieno di queste cose, anche è veramente straniante, perché visto c'è anche un momento in cui sembrerebbe esserci un incidente di macchina fuori dal però non è che la gente viene, diciamo, interessata da questo. È un andamento iniziale molto particolare, a parte che in questa nostra epoca vedere la fila di gente come effettivamente si faceva, si aspettava che aprissero proprio le porte del cinema fa un po' impressione, perché chiaramente adesso non è così. Però ecco, tutta questa descrizione iniziale ha delle connotazioni anche umoristiche, ironiche, e lo è anche per tutto il film, perché poi alcuni personaggi dicono naturalmente nel momento in cui sono chiusi dentro un cinema il mangiare non è buono, di qua, di là. E anche qui, ritornando alla questione del processo che dicevamo all'inizio, c'è una specie di, non di processo, ma di interrogatori, no? della polizia, in cui comunque fa pensare anche a, appunto, a una fase, no, di istruttoria processuale, di individuazione di un colpevole, che in questo caso non mi pare che si troverà mai. Montata poi in maniera molto moderna, con le domande che sembrano essere poste all'interrogato che abbiamo appena visto, e invece sono rivolte a quello che ci viene mostrato successivamente. In più...
Anche questo è un cinema che ha come manifesti di film in programmazione solamente un certo tipo di cinema, non si deve profanare il sonno dei morti, i cannibali venuti dalla savana, c'è solamente il cinema di genere italiano, cioè sembra una sala tematica da questo punto di vista. Però anche qui appunto le questioni diciamo umoristiche poi lasciano subito il passo a, invece alla morte, no? Perché comunque il tema centrale, come abbiamo visto anche poi di tutto il cinema, è questo, e quindi torna anche qui. La cosa curiosa di questo, diciamo, della produzione Rai è che poi il film invece non è stato poco visto. Adesso per fortuna dicevi che è disponibile su YouTube interamente, ma c'era stata anche l'idea di farlo uscire nelle sale, però c'è questa questione che era un film per la TV, quindi gli attori avevano ricevuto una paga inferiore rispetto al cinema e quindi non è potuto mai uscire nelle sale, anche se a Berlino era stato accolto favorevolmente. Quindi, ma è anche tra quelli meno riproposti in televisione. Credo che la cosa che si vede su YouTube sia una riprogrammazione in un rewind di Rai Educational, che credo non esista neanche più. No, infatti, certo. Negli anni Ottanta poi, così diciamo ci abbiamo alla conclusione, riprende comunque il discorso, a parte la sperimentazione, ancora un unicum, no? Erano gli anni in cui la Rai sperimentava nell'elettronica, cioè ricordo Michelangelo Antonioni che realizza il mistero di Overwald da L'Aquila a due teste di Jean Cocteau, che è un lungometraggio, mentre invece Montaldo realizza un cortometraggio. Dicevi Arlecchino, no? Sì, Arlecchino. E poi però nel cinema si torna a raccontare il tema dell'intolleranza, e mi riferisco soprattutto agli Occhiali d'Oro. Sì, sì, certo. C'è questo... sì, anche questo è come dire... È un film, ecco, diciamo la carriera di Montaldo, quando poi si parla degli anni Ottanta, in genere è una fase, come dire, quasi discendente, non so, cioè poi ci sono gli anni Ottanta, è come se fosse, diciamo, già finito come cineasta, e invece comunque anche in questo caso, parlando di Unicum, è un film in cui troviamo Piero Angela che ha scritto la sceneggiatura, no? Che è il soggetto della sceneggiatura, quindi ecco, in questo caso più unico che raro, però diciamo è un film che ancora una volta intercetta delle paure che di lì a poco, parlando di Chernobyl, della paura delle fuoriuscite nelle centrali nucleari, e trova spazio in questo film che... Tu ti riferisci al giorno prima? Sì, no, scusa. No, io avevo detto Gli Occhiali d'Oro sull'intolleranza, ma anche il giorno prima, certo. Ci sono... sì. E, vabbè, no, però concludendo con il giorno prima, anche lì, facendo il discorso rispetto al suo cinema degli anni Ottanta, è un film invece anche comunque interessante, a prescindere poi dal discorso che abbiamo già fatto su attori come Ben Gazzara, Barlancaster, torna Ingrid Tulin e un cast. Torna anche il tema di persone trovate in circuito chiuso, no? Persone chiuse in un unico ambiente, quindi portate anche a sviluppare reazioni diverse. Tra l'altro è un esperimento, quindi potrebbe anche far pensare un po' quasi all'esperimento di Palo Alto, al Grande Fratello per certi versi. Sì, sì, come lo era anche Circuito Chiuso, perché è un reality in quel momento, perché poi mettono in scena proprio anche, rimettiamo il film, vediamo che succede, di nuovo c'è una persona sparata, quindi è un reality a tutti gli effetti. E, no, allora, Gli Occhiali d'Oro chiaramente è un film per noi
più importante, perché comunque è una trasposizione, no, da un romanzo di Bassani, che è un film che comunque ha uno sguardo, diciamo, che non può non tener conto del Giardino dei Finzi Contini di De Sica, anche se poi si discosta molto da quell'esempio, però è anche il modo in cui ancora una volta... Però ne condivide la considerazione da parte dell'autore? Sì. Che non amò né l'uno né l'altro, se non sbaglio. Sì, no, cioè, forse su questo un po' adesso dovrei rileggermi qualcosa, forse su questo era meno, Bassani era più proprio, non lo so, adesso non diciamo niente che non sia accertato testualmente, ma però ecco, è il ritorno in qualche modo a quella storia che voleva... che ha raccontato e voleva continuare a raccontare Montaldo in tutte le sue sfaccettature, perché appunto qua si parla della comunità ebraica durante appunto il fascismo e poi le leggi razziali e la diversità anche rispetto al Giardino dei Finzi Contini è data soprattutto dalla rappresentazione, ecco, se da una parte c'era una sottrazione rispetto alla rappresentazione magari anche degli episodi di violenza che le persone di religione ebraica hanno avuto durante quegli anni in Italia, qui questa parte viene mostrata. E sempre in quel discorso che stiamo facendo, per cui Montaldo le cose che avvengono le fa sempre vedere. Ecco, tu dicevi che c'erano dei morti sì. e quindi ecco, questo aspetto viene comunque portato avanti e viene mostrato questo mondo che prima hai presentato quel brano di Venezia a Napoli. È comunque importante anche che ci siano questi film per i giovani che riescono, magari possono vederli. E è curioso che questo film ha, rispetto al discorso degli attori che abbiamo fatto oramai tante volte in questo nostro incontro, un grandissimo attore come Philippe Noiret, però c'è anche un Rupert Everett inedito all'inizio, che direi che è abbastanza convincente nel ruolo che fa. Sì, poi dagli Occhiali d'Oro si passa direttamente ai Demoni di San Pietroburgo, perché si dedica al documentario, però è importante anche il fatto che, come da lui dichiarato, l'impegno preso per la presidenza di Rai Cinema è un impegno preso e che lui non intende dividere con un'altra attività. Quindi quel quinquennio di presidenza si è dedicato alla presidenza, non ha realizzato niente, non ha fatto progetti. Anche questo è un indizio di un rigore etico abbastanza importante e raro, forse. Sì, questo è in dubbio, non ci avevo pensato che non aveva, che diciamo aveva mantenuto, perché naturalmente anche in quella posizione ci possono essere, no, dei conflitti di interesse, delle cose, e quindi questo va ancora più a suo favore, ecco, rispetto al discorso dei conflitti di interesse che purtroppo si vedono in giro. È che quando lui era presidente di Rai Cinema c'erano proprio, erano quasi, diciamo, costantemente in prima pagina. Non che non ci siano più, però erano costantemente in prima pagina. Non so, sono una sfinge su questo, io non so. E voglio chiudere con l'ultima cosa che dice Giuliano Montaldo a proposito di cinema. Lo dice nel 2015 e si riferisce alla crisi della sala cinematografica, non certo alla situazione che stiamo vivendo.
però è un grido d'allarme, di dolore per i cinema che chiudono, e quindi voglio farlo sentire. Ma manca anche, stanno chiudendo i cinema, sta succedendo qualcosa che mi dà molto dolore, dico la verità. A Roma hanno chiuso 48 sale e io sono vicino ai quel gruppo di ragazzi del Cinema America a Roma che si stanno battendo, perché il cinema è una cosa dove stare insieme, commuoversi insieme, ridere insieme. Uscire dalla sala, e alle volte è accaduto, sentito, visto, si chiude la serranda e la gente continua a discutere, a litigare delle volte fuori. Il cinema ha vinto. E questo, se non c'è, il cinema muore. Quindi bisogna. Io sono perché legato appunto a questi. Io, per esempio, in Umbria mi occupo del cinema restaurato da 21 anni. Perché vedere gli altri film, vedere, e guardi, I ladri di biciclette è oggi, il Umberto D è oggi, il povero, certi film sono oggi, dobbiamo far vedere ai giovani. Io spero che i giovani si rimpossessino, io scrivo sempre, dico, viva il cinema, deve vivere per farci vivere i nostri sogni. A proposito di coproduzione, allora, questa dimensione sociale del cinema, anche della fruizione da spettatore del cinema, credo che per Montaldo valga anche del fare cinema, per quello che abbiamo detto, no? Forse dell'epoca, non necessariamente per lui, perché erano quelli gli anni, anche prima, no? Gli anni della commedia all'italiana, non solo del cinema giornale, erano gli anni in cui... leggendo i titoli di testa c'erano 6-7 sceneggiatori, e abbiamo appreso che si poteva diventare sceneggiatori, come ci racconta Ettore Scola in Che strano chiamarsi Federico, perché nella redazione del Marco Valdo c'erano quelli che scrivevano i film per Macario e Tino Scotti, e se qualche battuta la rifiutavano se la prendevano loro sul Marco Valdo o viceversa, e quindi si finiva accreditati, diciamo, come sceneggiatori, anche in maniera del tutto casuale, senza che questo comportasse invidia, competitività, insomma. Era probabilmente un'altra epoca, però questa idea che lui ha del cinema, che chiaramente condividiamo, e che non, di certo non ha fatto perdere la pandemia, ma... uno smembramento che è dovuto anche alla fruizione individuale che si è affermata negli ultimi tempi. Cioè la dimensione sociale del cinema può vivere però in momenti altri. Cioè, anche sul web, però poi il film lo si vede da soli. E poi successivamente con altri tempi non è la stessa cosa. Sicuramente non è la stessa cosa. Da questo discorso, per tornare appunto a Montaldo, in questa intervista ha detto, hai sentito, no, che mi occupo da tanti anni di restauro. Effettivamente anche questa esperienza che ha portato avanti a Narni, Le Vie del Cinema, un festival che si tiene in questa cittadina umbra, era dedicata proprio solo ai restauri, lui con Alberto Crespi. E quindi anche un'altra di quelle esperienze in cui magari meno conosciute, no? Perché non è che ha fatto, che ne so, il direttore del Festival di Torino pro tempore o così, ha dato il suo, cioè si è unito a un paese piccolo, a un festival tra virgolette piccolo, però con questa idea, no, della fruizione festivaliera, sociale insieme. E di preservazione della memoria. Certo, questo esattamente. Ok, allora, chiedo a Giacomo che è Giacomo su Facebook. Sta negli Stati Uniti in questo momento. Sì, se c'è qualche intervento su Facebook. No, solo saluti e ringraziamenti. Nessuna domanda specifica.
Ok. Rosario, se vuoi leggo anche una cosa, così chiudiamo, che è legata, che è legata al cinema italiano. Vai. Lui ricorda: la prima volta che vado su un set e mi ritrovo in mezzo a gente come il direttore della fotografia Gianni Di Venanzo o l'operatore Carlo Di Palma, anche loro esordienti, un macchinista di Roma mi dice a bruciapelo: a Montà, ti piace il cinema? E lui dice: da pazzi, rispondo io, e il cinema è in crisi, lascia perdere. Era il 1950. Sì, sì, è vero, l'ho sentita anche in diverse interviste. Quindi è un buon auspicio per il futuro, dai. Beh, sì, certo. Se nel 1950 era già in crisi, già bisognava lasciar perdere. Ok, allora, io vi ringrazio, ringrazio Pedro per essere stato qui e, diciamo, in questa arena virtuale e aver contribuito, diciamo, con un ulteriore tassello complementare a quello di questo libro, che in realtà, come diceva lui, non è anche questo, insomma, trattando di Montaldo è un unicum, non perché non esista pubblicistica su Montaldo, credo ci sia appunto un libro di Crespi, un'intervista, il libro l'autobiografia di un marziano genovese a Roma, della Taricano, però questo è un libro in cui Montaldo è presente solamente nella intervista con David Grieco, dopodiché lo spazio è dato appunto a critici vecchi e nuovi, di diverse età, andiamo da Valerio Caprara e Ilaria Feule, insomma, che affrontano diversi aspetti, diversi aspetti dell'opera di Montaldo. E cosa che abbiamo cercato di fare umilmente anche noi stasera, e spero che ci siamo riusciti, cioè sono sicuro che Pedro ci è riuscito, io non lo so. Vi saluto, quindi vi auguro buona serata e vi ricordo i prossimi appuntamenti, che sono fra 14 giorni, il 21 novembre, con Anna Masecchia parleremo di Agnès Varda e poi il 5 dicembre con Ilaria Feule parleremo di Wes Anderson. Lascio l'ultima parola a Pedro. No, io vi ringrazio, ho messo dietro il libro appunto ricordando anche Caterina Taricano, che è stata fondamentale in questa nostra ricerca. Adesso metto anche quest'altra, non so se si vedrà, di Vera Pescarolo e Giuliano Montaldo, che sfogliano il libro quando gliel'abbiamo portato in questa scrivania, in questo angolo che oramai ci è familiare, e quindi ecco, no, mi fa molto piacere l'invito che mi avete fatto, e per parlare soprattutto di Giuliano Montaldo, che merita questa attenzione. Grazie ancora e ci vediamo il 21 novembre. Grazie a tutti, ciao Pedro, ciao, buonasera. Ciao.